nelle gare al coperto, è la prima grande finale anche all'aperto. E qui c'è Annika Onnura, questa struttura molto imponente per questa ragazza britannica, ragazza, 31 anni per lei. Qui c'è Florian Gay, pericoloso, che porta questo nome circolettato di blu proprio perché era la leader stagionale delle europee fino a ieri. Kristin Okhonoğlu al momento non sembra più quella degli anni d'oro, però... 49-41 di personale, medaglie d'oro a profusione. Là è Libania Grenot, l'italo-cubana, campionessa europea in carica, sedicente panterita, lo ha vai, voluto vai. Mostrare Salashki, Tamara Salashki, e poi Małgorzata Hołub, la polacca. Salashki invece è serba. Corsie buone, 4 Florian Gay, 5 Kristin Okhonoğlu, 6 Libania Grenot. Hołub è qui. Andare forte subito dall'inizio? Senza esagerare, qualche passaggio l'ha toppato Libania. Non deve farsi prendere da troppa foga. Però il vento può complicare le cose. Però ieri sul rettilineo ha tenuto bene. Sì. Anche se fa una gara fotocopia a quella di ieri, va bene. Parte forte, questa è l'impressione. Libania Grenot ha dietro le atlete più quotate. Okhonoğlu alle calcagna e Florian Gay, due corsie interne. Gran partenza. Lì c'è un vento da meno 0,7, non so riferito a cosa. Davanti ai 200 metri Libania Grenot per ripetere il titolo d'Europa di Zurigo 2014. E adesso la finale con il rettilineo, il finale con rettilineo, con margine. Libania Grenot, Florian Gay prova a rimontare al punto di riferimento. Libania Grenot a tenere, Libania Grenot ad andare. Panterita diventa Pantera. Ricampionessa d'Europa, 50-75, seconda Florian Gay e poi il terzo posto per Annika Onnura. Brava. Libania Grenot, altro che Panterita. Di nuovo campionessa d'Europa, non bellissima, non straordinaria come ieri, condizioni oggi meno brillanti, il titolo d'Europa rimane a casa sua, rimane a casa Italia. Libania, 50-73, il tempo viene confermato, medaglia d'oro Italia, secondo posto per Florian Gay, 51-21, la medaglia di bronzo resta in Gran Bretagna, ma non a chi ci si aspettava, non Kristin Okhonoğlu che finisce quarta, ma Annika Onnura che fa il primato stagionale 51-47, 51-55 invece per Kristin Okhonoğlu che finisce quarta. E adesso lo possiamo dire, se ieri avesse fatto un turno da 51-51-10 oggi poteva fare il record italiano. Esatto, ha fatto in fotocopia i primi 300, sì, sì, è un sì, po' sì. Meno efficace sul rettilineo, ha fatto rettilineo. Effettivamente una fotocopia della gara di ieri con le tossine della fatica, era troppo avanti perché le altre potessero rimontare, infatti vince con 3-4 metri di è decisamente più forte, decisamente c'è poco da forte, fare, sì. Però ieri ha buttato via qualcosina. Brava, quanto però, energia. Brava, perché aveva veramente una grande pressione, proprio una pressione che si è data lei con quel turno pazzesco.